Live Social. Amici di Live Social, eccoci qua, siamo pronti come sempre a partire con una nuova puntata piena di storie e di interviste. Oggi ragazzi un argomento veramente interessante, abbiamo con noi una decoratrice, Erika Chiari, che intanto vado a presentare. Buonasera Erika. Ciao, ciao Marco, ciao a tutti i radioascoltatori. Eccoci qua, allora, molto molto bene. Partiamo subito forte, tu sei una decoratrice, intanto in maniera molto chiara, andiamo a capire di che cosa ti occupi Erika. Sì, sono una decoratrice di interni, mi occupo di arredamento e in particolare della decorazione di mobili e complementi d'arredo in stile provenzale, del restauro e della decorazione parietale, quindi creando effetti diciamo invecchiati su pareti. Hai parlato di stile provenzale, andiamo intanto un pochettino a capire che cos'è lo stile provenzale appunto, perché qui dobbiamo fare un bel discorso insomma. Sì, lo stile provenzale nasce diciamo dalle ambientazioni tipiche delle case del sud della Francia, appunto della Provenza, che propone ambienti diciamo che utilizzano colori neutri, mobili verniciati e patinati e tessuti naturali che possono essere il lino, la juta, il cotone, un po' stropicciati, un po' rovinati diciamo. E nel mio lavoro appunto mi occupo di ricreare questo tipo di ambientazioni anche con delle patine molto particolari realizzate con materiali che possono essere naturali, come ad esempio le colle naturali, i pigmenti, ma anche utilizzando comunque delle vernici di nuova generazione con cui si ottengono comunque effetti molto piacevoli e particolari. Naturalmente c'è un lavoro dietro, molto studio. Ecco, da cosa nasce appunto il tuo lavoro? Insomma, come hai deciso di diventare una decoratrice? Qual è stato anche diciamo, il tuo percorso ad itinere che ti ha portato appunto a diventare una decoratrice? Il mio lavoro nasce principalmente da una grande passione per l'arredamento che mi porto dietro da sempre, diciamo, sì, esatto, ma anche dalla passione per la creatività che mi ha trasmesso comunque mio padre fin da bambina, perché diciamo che sono un po' figlia d'arte, perché lui comunque ha sempre dipinto e crea delle sculture molto particolari e mi ha sempre coinvolto fin da bambina cercando di trasmettermi la passione per la creatività. Quindi diciamo che il mio lavoro è il risultato dell'insieme di due passioni, quella per l'arredamento e quella per la creatività e l'arte. Quali sono in questo senso diciamo le peculiarità più importanti del tuo lavoro, diciamo le caratteristiche anche che ti rappresentano, in questo senso che rappresentano te, la decoratrice Erika Chiari? Ma sicuramente sono tante le caratteristiche, sicuramente una buona predisposizione artistica, però anche tanta fantasia, la fantasia di proporre comunque delle finiture sempre particolari e di trovare delle soluzioni giuste d'arredo diciamo per ogni ambiente. Sono tante le cose, tanta versatilità e anche sensibilità nel capire ciò che desidera anche il cliente. In questo senso è molto importante, secondo me, avere una sensibilità. Senti, tu lavori da sola o comunque hai magari qualche collaboratore, qualcuno che ti aiuta nel tuo lavoro? No, io lavoro da sola, diciamo che ho iniziato verniciando un po' di mobili proprio per la mia passione, magari a casa, e poi adesso invece sono 10 anni che comunque sono nel settore, adesso ho il mio laboratorio in cui appunto faccio la maggior parte delle lavorazioni sui mobili, poi però mi reco anche a casa dei clienti per le decorazioni su parete e poi anche viaggiando un po', lavorando un po' in tutta Italia, sono portata anche ad andare a casa direttamente a lavorare in loco a casa, certo, del cliente. Quali sono in questo senso le decorazioni magari che più ti vengono richieste? Qualche tendenza magari che ci vuoi raccontare? Qualcosa che ti piace anche esporre, dirci? Ma sicuramente proprio le patine con colle naturali che hanno degli effetti di impatto molto belli, anche materiche, comunque ci sono veramente, si può spaziare tantissimo nel campo della decorazione, ci sono veramente tanti effetti. Sì, tendenzialmente comunque patine naturali.
Quali sono, se ce ne sono, qualora ve ne fossero, delle criticità nel tuo lavoro? Insomma, le cose magari un pochino più tortuose, qualche difficoltà che tu ti trovi, perché immagino ad affrontare, perché appunto è un lavoro anche molto meticoloso, molto preciso il tuo, chiaramente. Ma è un lavoro che è un po' una scuola di vita, nel senso che per quello che riguarda la mia esperienza ti dà molta forza di carattere e ti dà molta indipendenza, la capacità anche di arrangiarti, di cavartela da sola. Il fatto di stare spesso lontano da casa, comunque affrontare tutto da sola, ti dà molta, molta forza di carattere sicuramente, la capacità di cavartela in ogni situazione. Ti ho chiesto quali sono le criticità, non posso non chiederti a questo punto quali sono invece le cose più belle, che più ti piacciono nel tuo lavoro, insomma, la cosa che anche più in generale ti crea soddisfazione, ti dà ovviamente anche tanta felicità. Ma il mio è un bellissimo lavoro, per quanto mi riguarda è proprio quello che volevo fare, sicuramente il lato pratico è bellissimo. Il fatto di poter realizzare delle finiture particolari e di rivisitare, diciamo, dei mobili cambiandone l'aspetto è una bella soddisfazione. Però è molto bello anche il fatto di poter stare a contatto con diverse persone che hanno magari caratteri diversi dai miei, dovermi rapportare comunque con gli altri è una cosa molto positiva, vedere poi anche posti nuovi e magari realtà diverse dalla tua ti apre molto la mente. E io sono... una cosa che per me è molto importante sono le collaborazioni anche con altri artisti o artigiani, proprio perché è un'occasione di crescita, no? Il fatto, certo, di avere uno scambio con qualcuno che magari è diverso da te caratterialmente e ha un modo di lavorare diverso dal tuo, comunque è sempre uno scambio positivo, cioè è una cosa che ti contamina anche artisticamente, di conseguenza è una cosa a cui tengo molto. A proposito di questo, ho deciso anche di fare dei corsi. Ah, molto bene. Dei corsi di insegnare anche alle persone che magari hanno la voglia di avvicinarsi a questo stile, a questo genere di cose. E quindi io sto organizzando comunque dei corsi a più livelli, da base fino anche a dei corsi un pochino più strutturati per migliorare le proprie tecniche. E comunque è sempre una cosa positiva lo scambio, no? Tra le persone. So che sei molto attiva anche sui social, andiamo a capire anche su quali piattaforme sei attiva nello specifico e anche che utilizzo ne fai tu dei social network. Sì, allora io sono presente su Facebook con la pagina Erika Chiari Decorazioni di Interni e poi su Instagram, sempre con Erika Chiari Decorazioni di Interni, e ho appena aperto un canale YouTube proprio da due giorni, da pochissimo. E quindi sì, sono presente anche su YouTube. Che tipo di video metti? Ho messo, adesso sono pochissimi, però ho messo qualche video con dei consigli, diciamo, riguardanti la decorazione, su come utilizzare i materiali. Sono degli spunti, degli input che mi piace dare a chi ha voglia di sperimentare, perché è molto importante secondo me avere la curiosità comunque di sperimentare, di imparare sempre cose nuove, non fermarsi mai, ecco. E quindi nei miei video cerco di dare un input in modo che le persone siano portate comunque a sperimentare, a fare sempre cose nuove. Ecco, questo è il senso del mio canale. Del tuo canale. Abbiamo fatto un bel viaggio comunque all'interno di quella che è la tua passione, la tua professione. Se volete conoscere nel dettaglio Erika Chiari, decoratrice, potete farlo alla 331-333-2217 o mandare anche una semplice mail ad erika_chiari@libero.it, che si trova in via Santuario di Brasa 3 a Casteldaiano, in provincia di Bologna, al tuo studio, giusto? Possiamo trovarti lì. Sì, esatto. Insomma, ti possono trovare lì anche senza problemi, oppure chiaramente, come dicevo prima, abbiamo anche le pagine social molto attive. Abbiamo quella Facebook Erika Chiari _, importante anche dirlo, decorazioni interni, ve la ripeto, Erika Chiari decorazioni interni, su Instagram piccolina piccolina Erika Chiari decorazioni interni. Trovate tutte le informazioni comunque nel nostro banner qua sotto. Insomma, è stato veramente un piacere conoscere la tua storia, Erika. Piacere mio. Veramente. Grazie. Complimenti, in bocca al lupo per i tuoi progetti futuri, per il canale YouTube neonato, diciamo. Grazie. E insomma, ti aspetto volentieri per una prossima intervista. Grazie. E salutando e ringraziando Erika, io come sempre saluto e ringrazio tutti i nostri ascoltatori, ma mi raccomando, continuate a seguirci su Facebook per restare sempre aggiornati su tutto il mondo di Live Social. Live Social.
cuore.